non lo sapevo. Protagonista Le Proloco della nostra regione. Un'altra sfida questa sera e vi ricordo che c'è la possibilità di intervenire in diretta per aiutare la vostra Proloco preferita chiamandolo 0432 573517. Questa sera in sfida sono Le Proloco di Zoppole di Campoformido, quindi chiamo subito i due capitani. Vicino a me sono Federica per Campoformido e Laura per Zoppola. Venite pure. Eccole qui, una sfida tra donne praticamente, due capitane. Io partirei proprio da te, Federica. Come va intanto? Benissimo. Sei tranquilla? La squadra è stata confermata, mi pare di capire. Ah sì, abbiamo qualche new entry, qualcuno riconfermato, pronti per la sfida. Pronti per la sfida. Zoppola invece è un nuovo capitano, Laura. Sì. La tua prima esperienza da capitano? Primissima, primissima. Primissima. La vostra Proloco quando è nata? Allora, la nostra Proloco è storica, è nata circa 35 anni fa, siamo numerosi. In quanti siete? 145-147, dipende insomma da varie cose. Attivi 30. Attivi 30, però diciamo che in nucleo insomma okay. Era quello insomma. Tu sei ufficiale. Di Zoppola? Non proprio. Di dove sei? Di Trieste. Di Trieste, e che ci fai qui? Per amore. Per amore, attenzione, per amore sei qui a Zoppola. Esattamente. Bene, quindi facciamo un applauso a Laura, che si accomoda e raggiunge la squadra. Federica, diamo anche due numeri su Campoformido, sulla vostra Proloco. Beh, la nostra Proloco è un po' più giovane, nata nel 2010, quindi ha 9 anni. Siamo circa un centinaio abbondante di iscritti, il direttivo è composto da 15 persone, noi abbiamo un pool di persone che ci affiancano, che provengono soprattutto dalle altre associazioni, che sono poi il motore portante della nostra Proloco. Bene, pronti? Allora, ti accomodi anche tu. E vado subito a presentare i nostri giudici. È ritornato, mi fa molto piacere, perché lui è il presidente di giuria della trasmissione The Best Sandwich, ad ognuno il suo panino, in onda il sabato alle 21. Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Pordenone Turismo. Buonasera. Bentornato. Il bentornato anche a Michele Calligaris, componente della Società Filologica Fulana. Buonasera, buonasera, Mando. Siete pronti? Pulsantiere alla mano e andiamo subito a vedere qual è il primo argomento della serata. Vediamo quanto siete preparati. Quindi andiamo subito a vedere il primo argomento. Cultura. Quanto è alto il monte Chiampon sopra Gemona del Friuli? 15 secondi per pensarci, 5 punti in palio, 978 metri, 576. No, non è la risposta esatta, invece Zoppola dice C ed è la risposta esatta. Zoppola conquista i primi 3 punti, complimenti ai ragazzi di Zoppola. Invece sento che la tua squadra ti sta già dando dei consigli forse errati, perché non avete dato la risposta esatta. Federica? Proveremo con la seconda, dai. Proveremo con la seconda. Allora andiamo subito a vedere qual è il prossimo argomento. Preparatevi, pronti, carichi. Parliamo di enogastronomia. Quale liquore siciliano può essere preparato anche con l'uovo? Tra questi il Vov, Zibibbo, Limoncello, Marsala. Non è Zibibbo. Chi mi ha detto B qua? Campoformido sui liquori, le sa e dà la risposta esatta, Marsala. Quindi conquista 4 punti, siete in questo momento in vantaggio. E ti sei stata consigliata bene stasera? Sì, non pensavo che... Cioè questa sera, in questo momento. Invece a Zoppola non eravate pronti sull'argomento. Non mi hanno consigliato bene. Allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Siamo allo sport. Vediamo quale Proloco
è più sportiva questa sera, parliamo di ciclismo. Chi tra questi ciclisti non ha mai vinto una tappa sullo Zoncolano? Ivan Basso, Michele Scarponi, Simoni. Chi tra questi? No, la risposta... bravi ragazzi, Sì, non è esatta. Campofarmi dà ancora la possibilità di rispondere, non è Simoni, ma Michele Scarponi. Le proloco questa sera non sono sportive, rimane il punteggio invariato, 4 punti Campofarmido, 3 Zoppola. Allora andiamo a vedere subito il prossimo argomento e vediamo qual è la proloco più preparata sul prossimo argomento. Cultura. Questa è una domanda preparata da Sergio Lucchetta riguardo il suo territorio, Pordenone. Quali sono le date di nascita e di morte di Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, della quale è stata inaugurata ieri proprio un'importante rassegna a Pordenone? È nato nel 1464 e morto nel 1501, o nel 1494 e morto nel 1541, o nato nel... 537, no. Zoppola, Zoppola, che è il paese più vicino, ha dato la risposta sbagliata. Nessuno, Campoformido, però non ha voluto rispondere. No, è scaduto il tempo. È scaduto il tempo, non siete riusciti a dare la risposta in tempo. Allora, delucidazioni dal nostro Sergio Lucchetta. Era inutile chiedere a chi era dedicata la mostra, perché oggi è il primo giorno della mostra, ne hanno parlato i giornali, ne ha parlato la televisione. Quindi si sapeva che era Antonio De Sacchis. È la più importante mostra del secolo, di questo secolo, del Friuli Venezia Giulia. Il Pordenone è definito da Sgarbi, che è il curatore della mostra, il Michelangelo del Nord. È sicuramente uno dei pittori più importanti del manierismo. Il manierismo è uno stile pittorico che teneva conto di quello che si faceva a Roma. Raffaello e Michelangelo erano un po' i capostipiti di questo filone. Quindi è sicuramente una mostra molto importante, è una mostra da visitare, ci sono opere che arrivano da tutto il mondo, arrivano dal Louvre, arrivano da Londra, sono 80 opere circa che sono del Pordenone e di contemporanei del Pordenone. Tenete conto che Tiziano era stato definito in quegli anni, in quel momento, inferiore al Pordenone per quanto riguarda gli affreschi. La specialità del Pordenone erano gli affreschi. Quindi è una mostra che durerà, aperta oggi, durerà fino al 2 di febbraio, andate a visitarla. Vale la pena, è sicuramente una mostra importante, aspettiamo ospiti da tutta Europa. Molto bene, grazie a Sergio Lucchetta. Qui eravate impreparati, Allora, andiamo a vedere il prossimo argomento, vediamo se su questo argomento siete più preparati. Vediamo. Musica! Ascoltiamo un brano. Voi mi dovete indicare il titolo, ascoltiamo un brano degli 883. Bravi ragazzi di Zoppola, tieni il tempo, questo era il titolo, 7 punti Zoppola, 4 Campoformido, ma avete la possibilità di trovare qualcuno da casa che chiama per voi e vi può regalare eventualmente 5 punti, quindi io lancerei subito il domandone e ricordo a casa di prenotarsi durante la pubblicità, perché poi daremo subito spazio alle telefonate. Andiamo subito a sentire la voce misteriosa di questa sera. Cosa per cui mi prenderò un po' di mesi, costituirò un gruppo di lavoro fra senatori e componenti del consiglio di amministratore e di amministrazione per arrivare a giugno dell'anno prossimo con una definizione di un piano strategico per i prossimi 5 anni. Naturalmente un personaggio che riguarda la nostra regione, che fa riferimento alla nostra regione, quindi prenotatevi, pensateci durante la pubblicità e chiamatelo 0432 573517 per prenotarvi, noi daremo lo spazio, le telefonate e la possibilità di rispondere. Quindi ci vediamo dopo la pubblicità, lo sapevo. Hey!
sfida tra Zoppola e Campo Formido, le due Proloco in sfida questa sera. Abbiamo lanciato il primo domandone, ovvero la voce misteriosa. Vediamo se c'è qualcuno che ha già prenotato, si è già prenotato per telefonare e dare la risposta al primo domandone. Vediamo se c'è qualcuno in linea, altrimenti proseguiamo pronto? Con il gioco. Sì, pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Andrea da Tolmezzo. Andrea, chiedo scusa, non ho capito bene. Sì, Andrea da Tolmezzo. Andrea da Tolmezzo. Buonasera. Buonasera. A tutti. Buonasera. Come sta? Tutto bene? Sì, tutto bene a casa, davanti alla vostra bella trasmissione. Si sta divertendo in famiglia. Tutta la famiglia. Mi fa molto piacere. A Tolmezzo fa freschetto adesso, com'è? Ah, no, la sera si sta bene. Si sta bene. Siamo in attesa, se non in attesa del fresco. Per noi questo è un po' un meteo un po' strano, un po' insomma, è troppo caldo, ecco. Senta, io le chiedo, prima di darmi la risposta, volevo chiederle innanzitutto a chi vorrebbe regalare, se lei riuscisse a darmi la risposta esatta, i 5 punti a chi li vorrebbe regalare? Ma ho visto, io pensavo a Zoppola. Allora vediamo se sa darmi la risposta esatta. Chi è il personaggio? Ma, sì, adesso ci ho pensato, non so se è giusto, però ci provo. Io pensavo a Sergio Bini. Non è Sergio Bini. Perfetto. Mi dispiace, ma non è Sergio Bini. Grazie per aver chiamato, ritentate, quindi chiamate lo 0432 57517 per prenotarvi e quindi darci la risposta al primo domandone, la voce misteriosa. Vediamo se abbiamo altre telefonate, sentiamo la voce. Cosa per cui mi prenderò un po' di mesi, costituirò un gruppo di lavoro fra senatori e componenti del consiglio di amministrazione per arrivare a giugno dell'anno prossimo con una definizione di un piano strategico per i prossimi 5 anni. E chi è la voce misteriosa? Vediamo se abbiamo altri telespettatori in linea. Non ancora, quindi prenotatevi chiamando appunto il numero che trovate in sovrappressione. Voi siete pronti? Pulsantire le mani, allora andiamo a vedere il prossimo argomento. Parliamo di sport, vediamo chi è più sportivo tra la Proloco di Zoppola e di Campo Formido. Il 17 ottobre 1975 fu giocata in Messico la famosa partita Brasile-Nicaragua che finì 14-0, 10-10, 4-0, 7-4. Avete ancora 10 secondi, 8 per pensarci e 3 punti in palio. Campo Formido dà la risposta esatta, è proprio così, 14-0 e quindi in questo momento ci troviamo in una situazione di parità, 7 punti sia per Zoppola che per Campo Formido. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Enogastronomia, parliamo di tiramisù, la ricetta del tiramisù. Che prevede una crema di mascarpone e, tra queste che vedete tra poco in grafica, crema d'uovo, tuorlo d'uovo, latte o panna. A Zoppola fanno il tiramisù, soprattutto Laura. Sì. Laura prevalentemente prepara il tiramisù. Sì, prevalentemente sì, in varie maniere. Eri pronta su questa domanda, come per tutta la tua squadra, 11 punti Zoppola, 7 Campo Formido, andiamo a vedere il prossimo argomento, intanto a Campo Formido stanno discutendo sul tiramisù, andiamo a vedere il prossimo argomento. Musica, come sempre vi proponiamo un brano da ascoltare, voi ci dovete indicare il titolo, il brano è di Irene Grandi. Bravi ragazzi di Zoppola, cose da grandi. Zoppola quindi conquista punti e raggiunge 14, Campo Formido rimane a 7 punti. Vediamo il prossimo argomento e poi ci saranno anche le domande del nostro filologico. Vediamo il prossimo argomento.
territorio. Attraverso i nostri quiz valorizziamo naturalmente anche quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche delle località della nostra regione. E allora andiamo a vedere questo video e vediamo se siete bravi a riconoscere dove ci troviamo qui. Qui ci troviamo a Lignano, da cui lei è a Marano la Pisana. Non è Marano, non è Marano, ma siamo ad Aquileia, Natissa. Era un po' difficile. Andiamo a vedere il prossimo argomento. La situazione quindi rimane invariata, 14 punti Zoppola e 7 Campo Formido. Vediamo il prossimo argomento. Cultura. Vediamo chi è più tecnologico tra voi. Parliamo della struttura di un documento HTML che è composta da intestazione tag, sezione di intestazione corpo, tanti tag, testa e piede, A, B, C o D. Avete ancora 9 secondi, Campo Formido dà la risposta esatta. E vedete che si avvicina Campo Formido, quota 11 punti, Zoppola 14, ma c'è ancora il domandone, quindi la possibilità di conquistare 5 punti per una Proloco in studio, se un telespettatore ci dà la risposta esatta. E c'è, pronto, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sandro di Zoppola. Sandro di Zoppola. Zoppola fa l'applauso, ma non sanno che Sandro da Zoppola ha una simpatia per qualcuno di Campo Formido. Quindi attenzione, attenzione a queste cose, perché Sandro, mi racconti un po' di lei, quanti anni ha? 43. Lei è di Zoppola, città Zoppola, Zoppola? Centrale, vicino a Fiume Veneto. Vicino a Fiume Veneto, centrale vicino a Fiume Veneto. Ha delle indicazioni giuste, da, no? Mi pare di capire. Bene, lei ha qualche parente a Campo Formido? Oppure proprio... No, giusto Napoleone qualche secolo fa. Qualche secolo fa. I 5 punti lei, se dovesse darmi una risposta esatta, chi li darebbe? Ma guardi, pensavo a Campo Formido. Lei mi dice Campo Formido? Sì. Ve l'ho detto io. Quando ti becco, guarda. Allora, Sandro. Sì? Lei vada più verso Fiume Veneto. Sì, non certo. Non sconfini proprio. Provi a dare la risposta e poi le dico io dove andare eventualmente. Allora, io ero indeciso. Visto che Blasoni non può essere, pensavo possa essere Fedriga. No. Non è nessuno dei due. Si è salvato il corner. Salutiamo Sandro. Non è nessuno dei due. Salutiamo Sandro. Grazie. Ciao, Sandro, per aver chiamato. Arrivederci. Grazie Sandro. Grazie. Quindi c'è ancora la possibilità di chiamare per dare la risposta chiamando lo 0432573517. Prenotatevi. Andiamo subito su Michele Caligaris, il nostro giovane filologico fedelissimo, uno dei più giovani del gruppo. Sì? Sei convinto di ciò che... Non sei più il tuo vecchio, quindi ecco. Vedi, anche tu invecchi. Anche tu invecchi. E allora, Michele, raccontaci un po', perché in questo momento è in svantaggio Campo Formido. Sì. Quindi il nostro Michele Caligaris ha preparato una domanda per voi, sul vostro territorio. Michele, vai. Allora, vorrei sapere qual è la frazione più giovane del comune di Campo Formido, non come media di abitanti, ma come età del centro abitato, insomma. Quindi anche in che anno venne fondata? Qual è la frazione più giovane del comune di Campo Formido? Anche l'anno? E in che anno venne fondata? Sì. Beh, allora, non sono, cioè, non è proprio frazione, cioè non so se è proprio frazione, cos'è la frazione? Villa. C'è Villa Primavera, però non è proprio frazione, cioè... Ma secondo lo statuto comunale è frazione. Ah sì? Messo comunale. Fa piacere che la Proloco sia informata. In che anno? Villa Primavera non l'avete dato, avete ancora la possibilità di ottenere questi 5 punti. Ma queste sono le domande che fa il filologico, prego, questa intera. Poi se devi dirmi tu se dai buona solo Villa Primavera, se vuoi che dicano anche... Vuole anche l'anno? 72. No, è più vecchia. È del 66. Sì. Neanche metà? C'erano 5 punti in palio, sì. Ma dovevate essere precisi. Quindi se non avete dato la risposta... precisa, non ve la possiamo dare per buona. Michele, se vuoi dirci qualcosa su Villa Primavera. Ma allora, ha circa 1200 abitanti questa frazione,
e diciamo appunto è nata nel 66 su un progetto dell'architetto Antonio Paravano. E il toponimo Villa Primavera è lo stesso, diciamo, della società di Paravano, quindi nel 66 va deciso di fare questa lottizzazione in quella zona. Perché proprio in quella zona? Perché passando di lì con la moglie Elisa gli ha detto che il nostro nido d'amore lo vorrei in questa zona qui. Però adesso abita a Chiasellis, per cui sì. Bene, bravo nostro Michele Caligaris. Alla Proloco di Zoppola, e quindi Michele è pronto a proporre una domanda a Zoppola. Sì, anche questa è abbastanza facile. Allora, vorrei sapere a quale patriarca di Aquileia appartenne il castello di Zoppola? Antonio Pancera, mi dicono. Giusto, sì. È corretto, cioè. Le domande a noi. Vi dico con curiosità anche su. Sì. Però noi due domande, loro una. Almeno due punti e mezzo. Ce l'hanno con il filologico. Michele, poi dopo, durante la pubblicità, prendetevela con lui. Ci aggiustiamo durante la pubblicità. Vai Michele. Allora, su Antonio Pancera, due notizie. Appunto, lui è stato patriarca d'Aquileia, diciamo, ha preso possesso del trono nel 1402. Poi, siccome lo Stato patriarcale, diciamo, aveva dei debiti con Venezia, con il Papa e con Cividale, c'era un'atmosfera, diciamo, abbastanza tesa, e in questo momento, diciamo, il nostro Antonio Pancera ha deciso di dare il castello di Zoppola ai suoi fratelli. E questa cosa, diciamo, ha scatenato un po' le ire dei creditori e anche dei nobili, diciamo, lì accanto, che erano fino imperiali, e ha dovuto abbandonare il trono imperiale per questa cosa, salvo poi essere riprendere possesso del patriarcato l'anno dopo. E durante questo anno di buco c'è stato il concilio di Cividale, che è stato un concilio di cui non se ne parla molto, che è molto curioso, perché lì si è tentato di, diciamo, ricucire lo strappo tra, diciamo, nel cristianesimo, tra Papa di Avignone e Papa di Roma. Quindi i due papi sono stati chiamati a Cividale, poi uno è scappato, anche per merito o per colpa di Antonio Pancera. Diciamo. Antonio Pancera, un'ultima cosa, viene ricordato come umanista, era quello che ha, diciamo, protetto e tenuto sotto la sua ala Guarniero d'Artegna, che è quello che ha dato, diciamo, origine al fondo della Biblioteca Guarneriana di San Daniele. Punto. Bene, Zoppola 19 punti, Campo Formido 11. Io direi di rimandare la voce misteriosa, perché ancora i nostri telespettatori non hanno capito di chi si tratta, quindi rimandiamola e poi prenotatevi durante la pubblicità. Sentiamo. Cosa per cui mi prenderò un po' di mesi, costituirò un gruppo di lavoro fra senatori e componenti del consiglio di amministrazione per arrivare a giugno dell'anno prossimo con una definizione di un piano strategico per i prossimi 5 anni. Avete dato nomi di politici, non è un politico, quindi chiamatelo 0432 5735 17, prenotatevi, dopo la pubblicità daremo spazio alle telefonate, a tra poco lo sapete. In diretta, ricordandovi di chiamare lo 0432 573517 per prenotarvi per il primo domandone che abbiamo lanciato. La voce misteriosa sembra essere piuttosto difficile. Alcuni hanno chiamato, hanno provato a rispondere, ma non hanno dato la risposta esatta. Ritentate, ma noi vi diamo un'altra possibilità. C'è un telespettatore? Allora sì, sentiamolo subito. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Ah, con Paolo Cerolini, da Tolmezzo, Calunea. Sempre da Tolmezzo, ma è il signore di prima, no? Sì? No. Allora la risposta la devo dare? No, ma aspetti un secondo. Come Sandro. Si chiama? Lei come si chiama? Sandro? Paolo Cerolini. Paolo? Paolo, lei è di Tolmezzo?
Mi dica se è di Tolmezzo. Sì. Sì. Lascia parlare lui. No. Va Dai, bene. No. Mi dica la risposta, lei vuole darmi la risposta, mi dica Cainero. La risposta. Non è Cainero. Grazie, ciao. Grazie comunque per aver chiamato. Abbiamo un altro telespettatore oppure lanciamo il secondo domandone così avete la possibilità di dare anche la risposta eventualmente al proverbio in friulano, vediamo. Io dico così. Allora, noi vogliamo sapere non la traduzione, ma il significato. Che cosa si intende dire con questo proverbio in friulano? Chiamatelo 0432-573517. È il momento del gioco in friulano con le due buste. È in svantaggio Campoformido, se non sbaglio, per cui tu, Federica, hai la possibilità di dare, di chiedere o la 1 o la 2. Due. Tu preferiresti avere la possibilità di dare la traduzione dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal friulano all'italiano. E difatti hai scelto dall'italiano al friulano. Ah, bene. Un minuto di tempo, Michele, il nostro filologico, starà molto attento anche alla loro pronuncia. E avete la possibilità di conquistare al massimo 10 punti. Un minuto di tempo che parte adesso. Pantaloni. Bregons. Gonna. Cotule. Calze. Chialcis. Grembiule. Grumal. Straccio. Pecciot. Pettegolezzo. Babe. Babec. Pettirosso. Pettirosso. Pantaloni. Bregons. Gonna. Cotule. Calze. Chialcis. Grembiule. Grumal. Straccio. Pecciot. Pettegolezzo. Babec. Pettirosso. Scritch. Luccherino. Luier. Allodola. Odule. Trappola. Trappola. Schiatule. Schialpule. No. Tempo scaduto, 9 parole su 10. Trappole, la trappule o tramai? No, tramai. Molto bene. Campoformido conquista 9 punti su 10, quindi erano piuttosto pronti. Zoppola invece avrà la possibilità di darmi le risposte in italiano. E io e Michele vi daremo le parole in friulano. Ok, Michele? Sempre un minuto di tempo, se sbagliate ripartiamo da capo o anche se perdete tempo, si riparte dalla prima parola. Quindi al via con il minuto. Chiot. Chiot cos'è? Chiot. Chiot. Ma cosa vecchia mi dicono? Chiot. Chiot cos'è? Chiot, deve parlare il capitano, deve dare la risposta al capitano. Chiot. Non lo so. Tentate. Chiodo, buttiamolo là. Chiot. Non so. Avete ancora 27 secondi. Ciao. Chiot. Nessuno riesce a sapere cos'è chiot, che cosa si dice? Quando si dice chiot in friulano? Chiot. Chiot. Hai sentito tu? Mancano 9 secondi. Via. Siamo fermi sulla prima parola. Chiot, zoppola. Ciaone. No. Il tempo è scaduto. Chiot era recinto per animali porcile. Hai capito. Porcitar, ma no, recinto. Chiot. Porcitar è che copre il porcetto? No. No. Questo chiot lo sapete era recinto, voi. Vogliamo dare anche le 9 parole, così facciamo vedere quello che era il gioco in friulano di questa sera. Punto. Era ghialinar, la seconda parola, ovvero pollaio. Pollaio, la garivari. Stale, stalla. Grepie, mangiatoia. Fen, fieno.
Paston, mangime o pastone. Vanzum, avanzi. Chiastron. No, è stupido Chiastron. Montone. O castrato. Sì, castrato. Chianton, angolo. Angolo. E liposuzion. Liposuzione. Brava, era liposuzione, brava, quello lo sapeva. Beh. Non conquista punti la Proloco di Zoppola, fermi sul Chiot e quindi adesso vediamo qual è la situazione delle due Proloco che vede in questo momento in vantaggio per un punto Campoformido, 20 punti e Zoppola 19. Ci sono telefonate, chiedo... Ci sono telefonate per il domandone, altrimenti ci prepariamo e quindi c'è una telefonata. Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Mi chiamo Yolanda. Yolanda? Sì. Da dove chiama? Campoformido. 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 Yolanda, lei è di Campoformido, ma sa, anche prima hanno chiamato da Tolmezzo e avevano parenti o simpatia per Campoformido, quindi io adesso le chiedo, se dovesse darmi la risposta esatta, intanto le vuole rispondere per la voce misteriosa o per il proverbio? Prima le chiedo questa cosa. Chiama per il proverbio o per la voce misteriosa? È caduto. Proverbio. Per il proverbio. I 5 punti lei a chi li vorrebbe regalare tra Campoformido e Zoppola? Campoformido. Campoformido. Mi dia la risposta al proverbio, quindi, non alla voce misteriosa. Vediamo. Che cosa si intende dire quando si dice così? Tieni la bocca chiusa. Allora, è meglio tenere la bocca chiusa piuttosto che dire maldicenze. Non proprio, dice Michele Caligaris, componente della Società Filologica Friulana, per cui non posso darle buona la risposta, non è esatta. Grazie. Okay, va bene. Grazie comunque per aver chiamato. Abbiamo un'altra telefonata? Abbiamo un'altra telefonata? No. Quindi vi ricordo che abbiamo ancora due domandoni, uno sul proverbio e uno sulla voce misteriosa. Chiedo alla regia di proporre la voce misteriosa, così la risentono a casa e hanno la possibilità di cercare di capire di chi si tratta. Cosa per cui mi prenderò un po' di mesi, costituirò un gruppo di lavoro fra senatori e componenti del consiglio di amministratore e di amministrazione per arrivare a giugno dell'anno prossimo con una definizione di un piano strategico per i prossimi 5 anni. Non è un politico, ma è legato al mondo universitario. Questo è l'ultimo suggerimento che vi diamo. 0432 57 3517. Chiamate per prenotarvi e daremo anche la possibilità a chi vuole chiamare di darci il significato del proverbio che vediamo, che vedete adesso in grafica. Michele, leggilo tu. Attignisi era della bocche, noi entring mostis. Questo è il proverbio, vogliamo sapere che cosa si intende con questo proverbio. Invece sono pronte le nostre Proloco, rimangono nella loro postazione, non useranno la pulsantiera, ma dovranno indicarci il tasselle, i due tasselle, le coppie di fotografie che riguardano riferimento ai nostri paesi. Quindi siamo pronti per il tasselle. Vediamo il nostro tasselle che vede 8 coppie. Parte la Proloco in svantaggio, quindi a te Laura la possibilità di scegliere le due caselle, i due numeri. Vediamo la 11, la 11 e la 13. Laura decide di far vedere la 11 come primo tasselle e la 13. Vediamo se la coppia, se esce la coppia. Se esce, uscirà la coppia, allora Zoppola conquista un punto e poi 11 e 13, ragazzi, 11 e 13. Dalla regia. Non è la coppia esatta, quindi Campoformido ha la possibilità di scegliere altre due caselle. 2 e 7. 2 e 7.
non è giusta questa coppia, non è la coppiata esatta. Zoppola, Laura. 11 di nuovo. 11, sceglie 11 e poi? 4. 4. Non è la coppiata esatta. Vediamo se Campoformido con Federica riesce a trovare la coppia. 10 e 4. 10, 4. Perfetto, la coppia. L'avete trovata? Sai dirci, avete conquistato un punto. Se ci indichi anche il paese che rappresenta questa foto, la località, hai la possibilità di conquistare un altro punto. Federica, ancora poco tempo. Niente, il tempo è scaduto, non è Venzone, è Socchieve. Hai conquistato un punto e hai la possibilità di continuare e di scegliere altre due caselle. 16. 16. E 9. Quindi vediamo la 16 e vediamo la 9. Non è la coppiata giusta, quindi partiamo, ritorniamo a Zoppola con Laura. 9 e 12. 9 e 12. È anche facile. Perfetto, la coppia, avete conquistato un punto, ne avete la possibilità di conquistare un altro se mi indicate dove Sacile. Ci troviamo. Sacile, due punti conquistati da Zoppola. Bravi. Scegliete altre, hai la possibilità di scegliere altre due tasselle, due caselle. 2 e 7. 2, vediamo la 2 e la 7, no. Andiamo subito da Federica, Campoformido. 1. 1. E 2. Eccola. 1 e 2. Perfetto. Risposta esatta. Sai dirci dove ci troviamo qui? Ma potrebbe essere sulle valli, sì, sulle colline, collina di Spessa, al castello di Spessa? No, è l'abbazia di Rosazzo. Ah. Comunque hai conquistato un punto, andiamo avanti e scegli altre due caselle. Allora, 5. 5 e 7. E 7. Giusto. Conquisti un punto. Sai dirci dove ci troviamo? Dove ci troviamo qui? Morrupino. Molto bene, giusto. Due punti conquistati. Andiamo avanti con voi. Altra coppia, Federica, altra coppia. No, 15. 15. 8. 15, 8, perfetto. Un punto conquistato, se mi dice anche la località, conquisti un altro punto. Il castello di Fagagna, il monte di Fagagna, Fagagna. No, questo è il castello di Caneva. Un punto conquistato, ma hai dato comunque la, hai scelto, hai trovato la coppia, quindi vai avanti con un altro tassello. Tranquilla, va. 3 che non ho detto. 6. 6. Aspetta, aspetta. 13. Bravo. Un punto conquistato, ci indichi anche la località. Se riesci a darci la risposta esatta. Valvasone. No, è il castello di Spessa questo. Ah, quello di prima. Allora, andiamo avanti con un altro tassel, vediamo se sei ancora fortunata, se siete ancora fortunati. 14. Altrimenti... 14. 16. No. 14, 16, no. Andiamo da Laura, Zoppola. Avete ancora quattro caselle. Allora, sì, 14. 14. E 11. E 11, bene, un punto conquistato. Dove ci troviamo qui? È il posto. Sapete dirci dove ci troviamo? Ho buttato una cosa. Veloce Laura, altrimenti... Artegna. No. Sto per dire. Aiello del Friuli. Ah, porca miseria. Altra coppiata quindi, Laura, ancora tu la 3 possibilità. 3 e 16. 3 e 16. E questo qua? Bertiolo. Molto bene, Bertiolo, santuario della Beata Vergine, quindi due punti in questo caso. Bene, eravate preparati sulle località, alcune siete riusciti a dare la risposta, altre no, ma io voglio vedere se a casa, sì,
pubblicità. Allora 0432573517 per i domandoni, tra poco. Sfida tra Campo Formido e Zoppola, in questo momento è Campo Formido in vantaggio, 26 punti, Zoppola 24, ma voi da casa avete la possibilità di regalare 5 punti alla vostra parroco preferita. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Giovanni. Giovanni, da dove chiama? Da dove sta da chiamando? Da Zoppola. Da Zoppola. Lei quindi è originario di Zoppola? Sì. Non è mai andato a Campo Formido? Sì, ci sono passato. C'è passato, ma non attira a Campo Formido. Mi pare di capire che passa così di sfuggita? Sì. Sì. Va bene. A chi vorrebbe regalare 5 punti nell'eventualità che ci dia la risposta esatta? A Zoppola, chiaramente. A Zoppola. Lei vuole rispondere alla voce misteriosa o al proverbio? Al proverbio. Al proverbio. Provi a dare la soluzione. A tenere la bocca chiusa per non far entrare le mosche. Questa è la traduzione. Esatto. Che cosa si intende dire quando si dice così, generalmente? Beh, tenere la bocca chiusa per non parlare a vanvera. Sì, sì, va bene. Risposta esatta, 5 punti a Zoppola, quindi. Quindi Zoppola è a 24, avete già aggiornato il risultato? No, è a 29. Grazie per aver chiamato, se ci sono altre telefonate. Grazie a lei. Per la voce misteriosa, prenotatevi per la voce misteriosa, 0432573517. Invece non mancate domani sera l'appuntamento con The Bad Sandwich, ad ognuno il suo panino, la trasmissione che va in onda ogni sabato sera alle 21, organizzata da Palagourmet Pordenone. Il presidente di giuria è qui, Sergio Lucchetta, parleremo ancora di pesce domani. Domani parleremo di pesce, sì, per la quarta puntata. Allora, è il terzo anno che si fa questo contest, lo sai bene Alexis, e ci sono delle grosse novità quest'anno. Il primo anno abbiamo usato prodotti friulani, d'eccezione. Il secondo anno abbiamo usato prodotti d'Italia, prodotti selezionati. Il terzo anno invece utilizziamo dei prodotti che possono essere acquistati tutti i giorni o in un negozio o in un supermercato. Abbiamo fatto 3 puntate di pesce con l'Alice, abbiamo fatto l'anguilla che era un discorso particolare e la trota salmonata per quanto riguarda il terzo anno. Quindi quest'anno prodotti che sono facilmente utilizzabili, quindi chi guarda il contest può ripetersi il panino tranquillamente e serenamente. E una cosa però è da dire, che forse per questo motivo proprio, perché sono prodotti più conosciuti, i concorrenti di quest'anno sono molto più preparati. Sono concorrenti che danno dei risultati eccezionali con prodotti difficili, perché voi pensate all'anguilla, voi pensate alla trota salmone, sono prodotti comunque difficili da mettere in un panino. Bene, quest'anno abbiamo assaggiato dei buoni panini. È un contest che dà sicuramente... I concorrenti sono sempre molto tesi, molto preoccupati. Ecco, vedete Sergio come addenta il qui panino. Qui sono impegnato, sì. Sono impegnato. Ma perché sono anche preparati? Perché c'è un coaching dietro, grazie ad Elisa Sandri e Pietro Luisio, che preparano i concorrenti alla trasmissione, vero? Certamente sì, prima di ogni trasmissione il concorrente viene detto qual è il prodotto da utilizzare e vengono addestrati. Pietro Luisio per quanto riguarda l'analisi sensoriale, e quindi Pietro che spiega un po' quali sono i sensi da utilizzare e da far percepire poi al giudice, e Annalisa invece che così cerca di far uscire dal concorrente quali sono le loro storie, qual è il loro atteggiamento, quindi qual è la loro personalità. Sicuramente quest'anno è un contest particolare, particolarmente diverso,
e credo che sia un ottimo contest. Appuntamento domani alle 21, The Best Sandwich ad ognuno sul panino, alle 21 su Telefriuli. Andiamo, sì, adesso avete visto un po' di panini, vi siete rinvigoriti e allora siete pronti per il nostro quiz. Vediamo il prossimo argomento. Con Zoppola in questo momento in vantaggio, ma c'è ancora un domandone, una voce misteriosa che vogliamo conoscere. Quindi chiamate per prenotarvi. Lo sport. Andiamo a vedere la domanda che ci propone mister Massimo Giacomini. Con quale squadra da calciatore ho vinto il campionato, lo scudetto, nel 1967-1968? Quali tra queste? Milan, Lazio, Genoa, Udinese. Milan! Grazie a mister Massimo Giacomini che fa conquistare 5 punti a Campoformido. Andiamo a vedere il prossimo argomento, vogliamo vedere qual è... come sono preparati? Se loro sono sportivi a Campoformido. Zoppola sono più legati alla musica, mi pare di capire. Quindi vediamo il prossimo argomento. Cultura. Ma quale sarà la montagna più alta d'Italia? Tra queste, Gran Sasso, Monte Bianco, Massiccio, Vissone, Elbrus, Monte Bianco, Campoformido, conquista altri punti, 36, Zoppola rimane a 29. Allora andiamo a vedere subito il prossimo argomento, vediamo se Zoppola riesce a recuperare. Sorpresa, avete più punti in palio e 30 secondi per guardare bene questo video e dirci dove ci troviamo. Qual è la località nel video? Questa sarà Grado, Monfalcone, Marano Lagunare o Carlino. Avete ancora 21 secondi per pensarci. Questa è un video realizzato con un drone. È sì. Monfalcone, canale Valentinis. Campoformido conquista altri punti ed ora è in vantaggio. Zoppola ancora 29. Vediamo se riescono a rimontare i ragazzi di Zoppola con la prossima domanda. Prossimo argomento. Territorio. Come si chiama il primo presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Umpli tra questi quattro? Nino Bastianic, Ludovico Beltramini, Fulvio Comisso, Luciano Vale. Non è Fulvio Comisso. Zoppola ha ancora la possibilità di rispondere. Ci sono ancora 7 secondi. Non è quella la risposta esatta, ma era Luciano Vale. Allora andiamo subito con il prossimo argomento. Vediamo qual è la prossima domanda. Sempre Campoformido in vantaggio con 43 punti. Zoppola rimane a 29. Sport legato alla giornata di oggi, l'accadde oggi, 25 ottobre del 1964, nasceva a Tricesimo il calciatore Stefano De Agostini. Con quale squadra esordì in Serie A tra queste? Napoli, Udinese, Atalanta, Cremonese. Non è Cremonese. Quindi rimane Napoli, Udinese e Atalanta. Non è Udinese, ma è Napoli. Non avete dato la risposta esatta. Campoformido rimane a 43 e anche Zoppola a 29, quindi Campoformido è in vantaggio. Abbiamo una telefonata oppure io lancerei subito la voce misteriosa. La facciamo risentire, così avete ancora la possibilità di capire chi può essere questo personaggio. Vi ho detto che non è un politico e non è, è però legato. Abbiamo una telefonata. Molto bene, sentiamo. Chi c'è? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Parlate con Emanuele da Paparotti. Paparotti, ho sentito l'emozione da parte di una ragazza qui in studio. Io vorrei sapere, sì. Lei non è emozionato, mi pare, della telefonata. Lei mi... No. No, mi dice quanti anni ha o sono indiscreta? 20, no, assolutamente non è indiscreta. 20 anni, giovanissimo. E lei a chi vorrebbe regalare 5 punti? È a Campoformido. Lo dice lei, ma probabilmente c'è un legame con qualcuno di Campoformido. Mi dia la risposta allora al domandone, alla voce misteriosa di chi si tratta?
Potrebbe essere Roberto Pinton, nuovo rettore dell'università. Cosa per cui mi prenderò un po' di mesi, costituirò un gruppo di lavoro fra senatori e componenti. 5 punti che lei regala quindi a Campo Formido. Grazie per aver chiamato. Grazie. Campo a voi, Formido. Quindi conquista altri 5 punti ed è a 48, Zoppola 29, ma noi adesso andiamo in pubblicità e ci saranno altri quiz. Vediamo come va, come sono pronti, come saranno preparati e pronte le nostre colloquio tra poco. Di nuovo assieme in diretta, lo sapevo, 48 punti Campo Formido, Zoppola 29, pronti con le pulsantiere, perché partiamo con gli ultimi quiz e vediamo se Zoppola riuscirà a recuperare. Vediamo il prossimo argomento. Ritorno, parliamo dei siti UNESCO, vogliamo sapere quanti sono nella nostra regione presenti. 7, 5, 4 o 3? Non sono 7. Rimane la B, la C, la D, saranno 5, 4, 3. Zoppola ha ancora la possibilità di rispondere. Non sono 3, ma sono 5. Vediamo il prossimo argomento, sempre in vantaggio Campo Formido. Con 48 punti, Zoppola 29. Parliamo di cultura. Una domanda che ci ha preparato Sergio Lucchetta. Nei primi giorni di settembre è stato realizzato un record in queste stupende sorgenti del Gorgazzo a Polcenigo, che vedete tra poco nella foto. È stato battuto un record di profondità in immersione. Quale tra questi che vedete? 222 metri, 312, 139, 274. Non è 274. E nemmeno 312. La risposta esatta era 222, vero Sergio? Sono 222 metri, sì. È uno speleo sub polacco che ha battuto il record precedente, che era i 212 metri. Però bisogna dire che questo, il Gorgazzo, le sorgenti del Gorgazzo, che è un affluente dell'Livenza, sono a Polcenigo, Polcenigo uno dei borghi più belli d'Italia, Polcenigo dove esiste un sito patrimonio dell'UNESCO, il sito palafitticolo del Palù, quindi è sicuramente un posto importante. Nella foto adesso non si vede bene, ma vedete sulla destra c'è un Cristo, si vede un Cristo che è a 9 metri di profondità. Quella foto ho avuto la fortuna di farlo io in una giornata stupenda e il Cristo a 9 metri si vedeva lì. È una sorgente dove sono moltissimi i sub che vanno a fare giri. Ripeto, l'ultimo, i primi di ottobre, è andato a 222 metri. Non lo sapevano, ma vediamo se sanno la prossima domanda. Le nostre proloco con Campo Formido in vantaggio. Vediamo subito l'argomento. Territorio. Andiamo a vedere questo video. Vediamo se loro, le nostre proloco, riescono a capire dove ci troviamo in questo video. Qui siamo, secondo voi, a Monfalcone, a Pordenone, a Grado o la Tisana? È Pordenone, perché è il lago della Burida. Parto del seminario, lo vedo. Dopo la conquista altri punti, siamo a 32 contro i 48 di Campo Formido. Andiamo a vedere il prossimo argomento, mancano altre tre quiz. Vediamo come andrà il termine di questa puntata per capire chi andrà avanti. Sorpresa, avete più punti in palio e più tempo per pensarci. Quali di questi sport non fu praticato in maniera professionale da Maria Canins? Ciclismo su strada, sci, nuoto sincronizzato, mountain. I ragazzi di Zoppola lo sapevano. Bravi, 41 punti. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Campo Formido ancora 48, Zoppola 41, quindi sono 7 i punti di distacco tra le due proloco. Vediamo il prossimo argomento e quindi la prossima domanda. Sì, è l'ultima domanda questa.
cultura. Parliamo di voi, delle Proloco della nostra regione. Quante sono le Proloco fondatrici del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, dell'Umpli? Il numero 19, 5, 29, 11. Non sono 5. Non sono 11. Ma sono 19. Quindi due chiacchiere adesso con le Proloco, prima di capire chi ha vinto la puntata. Zoppola, ricordiamo le vostre iniziative con l'aiuto anche delle foto, ricordiamo quelle che sono le vostre prossime iniziative, velocemente. Allora, di prossima iniziativa avremo naturalmente i quaderni zoppolani e i lunari del Comune di Sopula, che sono comunque un'iniziativa che viene fatta annualmente in collaborazione con varie realtà del territorio. Poi abbiamo in primavera l'escursione a Andar per Erbe, che è praticamente uno scopo anche meramente didattico, perché conosci il territorio e in più si collega alla manutenzione dell'area verde e anche vari problemi di conoscenza delle erbe e di didattica vera e propria. Poi abbiamo una collaborazione con le varie sagre del territorio, di cui le più importanti sono la sagra di Cusano degli asparagi, che inizia a maggio, poi la sagra dei gamberi di Orcenico e la sagra delle patate di Ovoledo. Di Ovoledo Zoppola. Poi c'è la rassegna culturale, varie rassegne culturali di musica a Palazzo Costantini di Castions, del cardinale Celso Costantini, nostro concittadino famoso. Poi abbiamo praticamente al Castello di Zoppola Stringo anche di manifestazioni musicali. Poi il Clou, a luglio, fine luglio, Arti e Sapori, che ormai siamo giunti alla 12ª edizione, se non sbaglio, correggetemi. E in più il rinnovo dei gemellaggi con le città di Tonnet in Francia e con San Georgen in Austria, in Carinzia. Bravi. Ho dimenticato qualcosa? No, va poi bene. Poi okay. Avrete il sito internet. Sì, visitate. Che è sicuramente da consultare per conoscere le vostre iniziative. A Campoformido invece, beh, Federica? Le nostre attività proporzionalmente agli anni di fondazione sono inferiori a quelle di Zoppola. Però adesso avremo prossimamente avremo sicuramente verso Natale, il periodo un po' più importante, che è Natale di Luce, in cui faremo delle... No, mi sposto delle... intanto. Sì. Okay. No, in cui faremo, appunto, faremo gli auguri attraverso appunto l'accensione degli alberi di Natale, così attraverso la collaborazione con le varie altre associazioni, per appunto gli auguri di Natale. Poi siamo in attesa, prossimo anno, li vediamo tutte le immagini di quelle dello scorso anno. Poi ci sarà la festa a giugno, quella che noi chiamiamo Campo Formidabile, con appunto tutte le varie associazioni. Qui abbiamo visto questa foto di una festa che abbiamo appena concluso, in cui la Proloco ha dato supporto a un'associazione del comune, appunto sul ricordo del trattato di Napoleone, quindi una giornata con Napoleone si chiamava. Questa è una foto dello scorso anno in cui, appunto, all'interno della manifestazione Campo Formidabile, abbiamo fatto la sfilata con gli abiti da sposa della nostra concittadina, addirittura fino a un abito che aveva circa 100 anni, quindi è stato bello rivedere questi abiti tirati fuori dai cassetti e indossati dalle ragazze di Campo Formido. Bene, andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e quindi chi prosegue l'avventura di Lo Sapevo tra Zoppola e Campo Formido. Cioè, nella squadra di Campo Formido, tra l'altro, c'è anche Alessandro Talotti, che salutiamo perché è qui con noi. Facciamo anche un applauso a Alessandro Talotti, che si è messo in gioco con la propria squadra. Vediamo chi vince questa puntata. Dopo la 41, quindi prosegue Campo Formido 48. Continua l'avventura di Campo Formido. Zoppola ha la possibilità di farsi ripescare nella pagina Facebook di Lo Sapevo. Tra poco inseriremo la vostra foto e tutti i mi piace che troveremo nella vostra foto vi permetteranno di essere ripescati a gennaio. Io ringrazio Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Pordenone Turismo, prefetto di giuria The Best Sandwich Italia ad ognuno il suo panino. E ringrazio la Società Filologica Friulana, questa sera rappresentata da Michele Caligaris. Grazie alle Proloco in studio, grazie a Paolo Bassi, Francesco Snidero, il mitico Gianni, la regia di Pierangelo Butazzoni assieme a Gabriele. Grazie a voi per l'attenzione, appuntamento al prossimo venerdì, perché ci saremo anche il venerdì 1 novembre. Ciao!